ragazzi, sono Spiccicallen e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi, come potete leggere dal titolo qua sotto, sono qua per farvi il classico book haul, anche se possiamo dire essere più in realtà anche questo, come quello di agosto, un nerd haul, in cui vi mostro la roba che ho comprato durante il mese di ottobre. Book haul perché in fondo dentro ci sono anche dei libri, però diciamo che principalmente sono altre cose, ma dato che fanno molto parte, sono davvero molto inerenti a quello che è il mondo trattato dal mio canale, ho pensato di farvele vedere lo stesso, quindi direi di iniziare subito e partiamo dai libri. Qua sotto trovate comunque sempre tutti i minuti in cui magari vi parlo delle varie categorie, così se non vi interessa qualcosa trovate il minuto in cui cliccare. Allora, libri. Innanzitutto, durante questo mese ho comprato due book dallo store di Amazon. Sono due libri, due primi libri di due saghe che volevo iniziare, che mi attiravano particolarmente e di cui ho sentito parlare molto molto bene di ambedue i titoli. Vi lascio qua a fianco a me la copertina perché col riflesso della finestra non si vede nulla. Comunque, il primo è Il mio splendido migliore amico di A.J. Howard, ennesimo rifacimento di quella che è la storia di Alice in Wonderland. Come sapete, durante questo mese ho letto Alice from Wonderland di Alessia Coppola. Mi è talmente piaciuto che mi è venuta voglia di leggere qualche altra riedizione, rifacimento di questo libro a me molto molto caro, che è appunto Alice in Wonderland. Era un po' che volevo recuperare questa storia, quindi ho detto perché no, insomma facciamolo. L'ho pagato 1,99€ su Amazon della Newton Compton e vi farò sapere una volta che l'avrò letto. L'altro invece è Incantesimo di Rachel Hawkins ed è il primo volume della saga di The Prodigium Trilogy. È uscito di recente anche Maleficio, che è il secondo. Anche questa saga mi ha molto molto incuriosita, mi è piaciuto quello che riguarda il mondo delle streghe, della magia eccetera eccetera. L'hanno molto paragonato un po' come contenuti a Harry Potter, ovviamente so che già che non sarà all'altezza di Harry Potter, però come contenuti e tutto mi attira particolarmente e anche di questo vi farò sapere una volta che l'avrò letto. Questo mi pare di averlo pagato 2,99€, sempre in ebook e sempre da Newton Compton. Ah, mi sono dimenticata di dirvi una cosa prima: del mio splendido migliore amico è uscito di recente anche il secondo libro, di quel momento non mi ricordo il titolo, trovate comunque qua a fianco a me la copertina e mi piace particolarmente quella copertina, quindi nel momento in cui l'avrò letto, se effettivamente mi piacerà, come presumo perché veramente la storia mi attira particolarmente e ne ho sentito parlare solamente bene, prenderò ovviamente anche il secondo. Gli ultimi due libri che vi vado a mostrare sono un libro mio e un libro che si è comprato il mio ragazzo, La Fiera del Libro di Francoforte. Due anni fa, quando sono stata per la prima volta alla Fiera del Libro di Francoforte, se vi ricordate, prese un libro su Hokusai e tutta l'arte di Hokusai, tutte le sue tavole, insomma un libro, praticamente un libro d'arte. Ho ritrovato lo stand di quella casa editrice che era la Pai Edizioni e anche sto giro mi sono fiondata su un libro comunque che tratta un po' dell'arte giapponese e il libro in questione è questo, Rinpa, Decorative Japanese Painting. È un bel mattonazzo, l'ho pagato 20€, il prezzo era di praticamente 39,95 statunitensi e 45 dollari canadesi. È veramente bellissimo, si presenta con una sovracoperta, sotto è scritto così in kanji con l'illustrazione e dentro, come avvenne anche per il libro di Hokusai, è interamente a colori su carta patinata e presenta tantissime tavole d'arte giapponese con anche ovviamente alcune descrizioni dell'opera che ci si presenta di fronte, scritto sia in lingua che in inglese, quindi un libro che mi aiuterà molto anche insomma a tenere un po' allenato il giapponese. Sono sincera, ero andata di proposito alla ricerca di quello stand perché non eravamo solamente io e Flavio quest'anno, quindi dovevo avere già un'idea in testa di dove andare e ho detto vabbè, se trovo quella casa editrice mi piondo su quella, se no puntiamoci sulla Shogakukan e sulla Kodansha come feci l'anno scorso. Kodansha e Shogakukan erano nel piano superiore, ho trovato questo e va bene, mi butto su questi, tanto sono libri veramente bellissimi, fatti di una cura stupenda e poi anche i contenuti a me piacciono perché a me, come sapete, piace moltissimo anche l'arte, non solo quella giapponese, l'arte in generale, e quindi ho preso questo qua. Da noi uscirà a gennaio, ovviamente in America, in Inghilterra e qua è già uscito, sto parlando della nuova versione di Twilight, quella con davanti Twilight e dietro Life and Death. Questa ovviamente è l'edizione tedesca, infatti in tedesco Twilight si chiama Bis, che dovrebbe stare per morso, se ricordo bene. È un mattonazzo enorme, praticamente ci sono tutti e due i libri, vedete c'era la riga e mezzo che divide Twilight da
Life and Death. Io ancora ovviamente non lo potrò leggere perché è scritto in tedesco, io il tedesco non lo capisco, però mi vorrei che esca l'edizione italiana per poterlo comprare e ovviamente leggere, perché sono veramente curiosa come una scimmia per questo libro. Come sapete, Twilight, quando lo lessi alla veneranda età di 16 anni, mi piacque tantissimo. Di recente, per la Springtime Book Challenge, lessi il graphic novel di Twilight che mi portò all'interno di questo mondo che pensavo mi avesse abbandonata, non mi piacesse più. Invece il graphic novel mi è piaciuto da morire, mi ha portato a rivedere i film. Vorrò rileggere i libri, qua ci sono tutti quelli del mio ragazzo, quindi magari con l'anno nuovo potrei anche pensare di rileggere Twilight, un motivo in più quindi anche per leggere la nuova versione. In Germania è edito dalla Kanzle, che è una casa editrice che veramente ha di tutto: libri, manga, fumetti, graphic novel. E è costato 24,99 euro per euro tedeschi, mentre in Austria costa 25,70 euro. E come ho detto, sono tipo curiosa come una scimmia per l'edizione italiana poterlo finalmente leggere. E ovviamente quando lo prenderò da noi, uscirà a gennaio, lo leggerò e poi vi farò sapere. Prima di passare alle cose effettivamente nerdose e altro, vorrei mostrarvi tre cose a carattere manga che ho comprato. Il primo è stato un regalo per il mio ragazzo che io ho preso in libreria. È il romanzo di Death Note L Change the World, scritto da M. Questo è edito da Tokyo Pop, l'ho pagato 9,95 euro. So che esiste anche in italiano perché l'ho visto in varie video collezioni, eccetera eccetera. La copertina è bellissima e anche l'edizione, come sempre, a me piacciono da matti le edizioni dei manga tedeschi, perché sono belle flessibili ma anche belle resistenti. Una volta che capirò il tedesco, insomma, lo leggerò anche io, ovviamente. Dentro abbiamo la stessa illustrazione e, come vedete, una light novel, quindi ho regalato questo a mio ragazzo perché lui piace Death Note e avevo voglia di fargli un regalo. Sempre allo stand di Kasten, alla fiera del libro di Francoforte, io mi sono comprata il primo volume di un manga. Direte, ma come, non leggi tedesco e ti compri manga? Beh, questo qua diciamo che è un manga molto semplice, con pochi balloons e pochi dialoghi, e anche molto molto semplici, adatto anche per, diciamo, iniziare ad approcciarmi un po' quella che è la lingua tedesca, con tanto che ho già provato a leggere qualcosina ed effettivamente per i dialoghi talmente semplici riesco a capire che cosa c'è scritto. Sto parlando di Chi, il manga sulla gattina Chi Sweet Home di Konami Kanata, e ho preso il primo volume. L'ho pagato 9,95 euro, a differenza dei 12 passa che costa in Italia, quindi alla faccia, e è un'edizione brossurata con le bandelle. Qua c'è anche un segnalibro da tagliare, non so se c'era anche nell'edizione italiana il segnalibro, e ovviamente, come anche quella che troviamo nella Planet, è tutta quanta a colori. E sono davvero curiosa di leggerlo nella sua interezza. Era un manga che effettivamente in Italia volevo recuperare. Io, amante dei gatti, non posso non avere questo manga, però quello che mi ha frenato è sempre stato il prezzo e i numerosi volumi a quel prezzo da recuperare. Qua è uscito da poco, perché dovevano essere usciti siano 4 volumi, quindi pian piano me lo compro e me lo leggerò tutto. Dato, come ho detto, i dialoghi sono quasi totalmente assenti e quei pochi che ci sono davvero molto molto semplici, quindi può essere un aiuto in più, ecco, per portarmi a iniziare a leggere effettivamente in tedesco e quindi a entrare per me all'interno dell'ottica della lingua. Questo se riesco, voglio leggerlo prima di tornare a casa. L'ultima cosa che ho comprato, questa volta nella fumetteria più grande di Francoforte, rendetevi conto se vi dico che è più piccola della parte sezione fumetti manga che ci sono dentro la libreria, è questo volumone qua di Arina Tanemura. Inizialmente io pensavo che fosse un artbook, perché io voglio assolutamente un artbook di Arina Tanemura, sapete che è una delle mie manga preferite, soprattutto per i suoi disegni che sono assolutamente stupendi. L'ho pagato 12,95 euro, però diciamo che nella felicità c'è stato un minimo di delusione, ma nella delusione anche qualcosa che mi ha detto: oddio che bello, adesso mi diverto. In pratica sì, è un mini artbook che mostra anche cosa usa Arina Tanemura per disegnare. Ci presenta alcune tavole di quelli che sono i suoi manga più famosi, quindi La Spada Incantata di Sakura, abbiamo Full Moon, abbiamo Mr. Fortune, Gentleman's Alias Cross, insomma tutte quelle che sono le sue opere più famose. E più in fondo abbiamo una sezione di tavole in bianco e nero da assolutamente colorare. Quindi io che adoro colorare, io che amo Arina Tanemura, sono la pampina più felice di questo mondo. Come ho detto, l'ho pagato 12,95 euro, pensavo fosse un artbook completo, invece diciamo è un mezzo artbook, un mezzo libro da colorare, e visto che in questo periodo sono fissata con i coloring book, insomma,
doppiamente contenta. Bene, prima di passare alle cose effettivamente nerd, circa, perché in realtà anche qua c'è roba nerd, voglio mostrare i due DVD e il Blu-ray che mi sono comprata da Saturn. Vi mostro prima il Blu-ray, che è La teoria del tutto. L'ho pagato 9 euro e qualcosa, 10 euro, costa un pochissimo qua il film. E ovviamente ha la lingua italiana, altrimenti non l'avrei comprato. È un film che volevo vedere da una vita e quindi ora sono curiosa di vederlo. Lo vedremo ovviamente una di queste sere. Poi la mia malattia per le serie TV, come sempre si fa sentire quando salgo qua su a Francoforte, perché comunque qualcosa con la lingua italiana si trova. Innanzitutto, come ho annunciato anche nel video dei libri in valigia, ho preso la quarta stagione di Game of Thrones, quindi sono molto molto contenta. Più di più è molto figo il cofanetto, ci piace tanto. L'ultimo DVD invece che ho comprato è questo qui. Vi state chiedendo, questa sì è la seconda parte della versione della prima stagione di Outlander, come potete vedere anche dalle immagini, che è anche olografica, che è bellissima questa cosa. Il problema qual è? Ho preso la seconda, ma attualmente non posso comprarmi la prima perché non ha l'audio italiano. Ora, per favore, spiegatemi perché nella seconda lo mettete e non è la prima. Un povero Cristo, come fa ad avere una collezione completa se per di più non conosce il tedesco e non gli mettete la lingua italiana in tutta la stagione? Lo stesso discorso di Game of Thrones, la prima stagione non ha l'italiano e le altre sì. Perché? Comunque, questo cofanetto è una figata, l'ho pagato 25 euro, è un cofanetto da collezione, se vogliamo dire così. In pratica abbiamo questa immagine olografica che era attaccata alla copertina, si stacca, c'è la copertina vera e propria, ed è fatto a libro. In pratica dentro ci sono tutti i bonus, c'è tutta la storia di Outlander, gli riassunti degli episodi, con anche un photobook di alcune scene dei vari episodi, ed è composta da tre dischi, 1, 2 e il bonus disc che è qua dentro, dentro questa tavola. Fatta a kilt con Claire e Jamie. Amo. E sono veramente contenta perché rispetto al DVD normale l'ho pagato solo 5 euro in più ed è nettamente più figo. E poi c'è questa. Ci piace tanto. Molto bene, le ultime cose che vi mostro sono alcune nerdate che ho preso, 2 alla Fiera del Libro e 2 da Primark, perché sì, qua a Francoforte ci sono 14.000 Primark ed è diventato il mio negozio preferito. Vi faccio vedere prima le cose che ho preso da Primark, a partire da queste che sono le mie nuove ciabatte in stile Harry Potter. Sono bellissime, le amo, le ho pagate 7 euro, una cosa del genere. Sono comodissime, tengono caldissimo e sono bellissime. Per di più da Primark diciamo che è scoppiata la moda, la mania Harry Potter, soprattutto in questo mese c'è tantissima roba, la borsa, il pigiama, la felpa, la tuta da casa o comunque da andare in giro con il simbolo di Grifondoro o direttamente lo stemma di Hogwarts, oh mio Dio, e poi queste ciabatte e ci piace tanto. Mi sa che vado a comprare la felpa prima di tornare in Italia perché è bellissima. E poi sempre da Primark ho comprato questa bellissima borsa capientissima con sopra Elsa, è veramente bella e poi è veramente tanto tanto capiente, cioè non per dire, non vorrei dire, e l'ho pagata 2 euro e qualcosa, ma neanche, ed è bellissima, ci piace. E quindi l'ho già detto che amo Primark, penso di averlo detto e penso che ho ripeterò all'infinito. Le ultime due cose invece sono due gadget in stile anime manga che ho comprato alla Fiera del Libro di Francoforte. Il primo è questa cartolina di Serenity, Princess Serenity, disegnata da Christian Almal, che ha anche un sito internet che si chiama www.christianalman.com, magari ve lo lascio scritto qua in sovraimpressione o sotto nell'info box. È veramente bella, ha uno stile di disegno davvero molto bello che mi piace tantissimo. Aveva tante cartoline di ogni genere diverso, ma questa ovviamente se dormono ho voluto comprarla, l'ho pagata 1,50 euro e però ne sono contenta, ne valsa la pena. L'ultima cosa, per di più la chicca, che io volevo assolutamente comprare alla Fiera del Libro e che speravo di trovare, e ho trovato alla modica cifra di 39 euro, sì è tanto, però io sono partita con l'idea di comprarmi questa cosa qua alla Fiera del Libro, è questo bellissimo cofanetto, già potete leggere Fullmetal Alchemist, penso che già dalle immagini abbiate capito che cosa c'è dentro, perché aprendo questo bellissimo cofanetto troviamo questo, finalmente sono riuscita a comprare l'orologio da taschino di Edward Elric, è bellissimo, è fantastico. Io lo amo, lo amo, lo amo, lo amo tantissimo. Ovviamente si apre, funziona, devo solo sistemare l'ora. E dentro c'è anche la scritta il Do Not Forget, mentre c'è riflesso lo della mazza. È bello, è bello, è bello, bellissimo, io lo amo. E poi dentro c'è anche la collana con ovviamente il simbolo
dei nostri fratelli, nonché di Izumi, che anche questo è veramente bello. Poi gli occhi del serpente sono rossi, è veramente fantastico. E poi c'è l'anello, sempre con il simbolo, si vede, si vede, è veramente bellissimo. Questa cosa l'ho pagata 39 euro, però diciamo che non ho comprato chissà quanta roba alla fiera del libro, quindi questi 39 euro li ho spesi più che volentieri. Ok ragazzi, il video è finito, questa è tutta la roba che ho comprato a ottobre. Ho fatto adesso il video perché conto di non comprare più niente, mi devo convincere di non comprare più niente almeno fino a novembre, in cui penso che andrò a comprarmi qualcosina nel negozio nerd, tipo una tazza, cose del genere, perché tanto di tazze non ne ho abbastanza. E niente, voi cosa avete comprato a ottobre? Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto, anche se avete letto qualcuno dei libri che vi ho mostrato, o dei manga che vi ho mostrato, o dei film, avete visto qualche film o serie tv di quelle che vi ho mostrato. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacione grandissimo e alla prossima. Ciao!